La pace del Signore sia con noi. Vi auguro una buona domenica a tutti quanti. Che Dio ci benedica anche oggi e che possiamo fare ogni cosa secondo la sua volontà. Oggi è un giorno speciale, è la Santa Domenica. E per questo vi voglio augurare una buona domenica a tutti quanti. Che Dio possa veramente questo giorno elargire benedizione a tutta l'umanità. Non soltanto ai piccoli, ma anche ai grandi, agli anziani, ai disoccupati e a tutti quelli che hanno bisogno, un piccolo bisogno, della mano di Dio e della potenza del Signore. E detto questo, non solo vi voglio limitare, ma anche elargire in ogni benedizione, sia per le vedove, per i carcerati e per tutti quelli che ancora non conoscono la compassione di Dio. Perché ancora ci sono gente che non conoscono la compassione di Dio, cosa vuol dire avere a che fare con Dio, con Gesù, avere a che fare con la principale fonte che ci ha creato, perché chi ci ha creato è Dio. E quando uno ha un orologio che l'ha comprato o gliel'hanno regalato, e l'orologio si ferma per motivo di una rottura o di qualsiasi altra cosa, dove va per farlo aggiustare? Dall'orologiaio. E così l'umano, chi l'ha creato? Dio. L'orologio chi l'ha creato? L'orologiaio. E allora bisogna andare alla fonte. L'orologio si ferma, si rompe e si va a aggiustare. L'uomo si blocca, dove va? Alla fonte. La fonte è solo Dio. Ora, miei cari, nella grazia, non per prolungarmi di più di quanto, perché magari qualcuno può criticare ciò che sto dicendo, ma ciò che sto dicendo è la realtà dell'amore di Dio che ci tiene fermi. E Dio vuole che tutti andiamo a Lui, e se non andiamo a Lui non finiremo di patire gli eventi di questo mondo. Dio sta aspettando che tutta l'umanità si converta a Lui per ritirarci come un blocco completo a Lui. Questo è il mio pensiero di quest'oggi per tutta l'umanità. Andiamo tutti a Dio e finiremo le pene di questo mondo, perché finché saremo in questo mondo subiremo le pene che dovrebbero subire gli altri che non conoscono il Signore. Non lo dico peraltro per voi, ma lo dico anche per me, perché prima tutti si convertiranno e prima io finirò di patire queste pene di questo mondo. Come io, come tutti gli altri fratelli, missionari e tutti quelli che stanno lavorando per l'opera di Dio. Oggi, miei cari, mi sto prolungando molto, è vero. Ma se mi prolungo molto è perché sento bisogno di farvelo sapere. Alcuni dicono, ma queste cose le sappiamo dal primo giorno che abbiamo conosciuto il Signore. È vero, ma non li mettete in pratica. Alcuni magari si interessano parzialmente di questo bisogno che Dio ci chiama di portare l'evangelizzazione in tutto il mondo. Non mi voglio né vantare
il vando viene dalla vanagloria e viene dal maligno, ma solo Dio che ci tiene legati a Lui ci dà quell'autorità di fare ogni cosa secondo la sua volontà. E se questo ancora è piacevole ai vostri occhi e agli occhi di Dio e di Gesù, io vi voglio veramente aiutare a comprendere ciò che il Signore vuole da ognuno di noi. Vi sto trasmettendo questo pensiero attraverso questo link che sto selezionando, vedete www.gesulaluce.delmondo.it, vedete qui in alto. Entrando in questo sito, ogni link vi trasporterà dove è piacevole ai vostri occhi guardare. Perché dico ai vostri occhi guardare? Perché un conto è guardare qualcosa che vi porta lontano dalla strada di Dio e un conto è guardare qualcosa che vi porta e vi attrae verso quella strada stretta, angustia, che porta alla felicità di Dio, alla vera pace, come questa immagine che state vedendo qui, il paradiso nascosto. Vedete? Non peraltro metto delle immagini che possono attrarre l'occhio umano e non solo l'occhio umano, anche il vostro cuore, la vostra anima, il vostro tutto e voi stessi. Ora, con questo vorrei concludere con una preghiera. Non per altro, ma per dare quella benedizione che Dio ha dato questa notte a me, nella pace nel mio cuore. Sapete, un conto è avere un cuore strapazzato, un conto è avere un cuore calmo, felice, un cuore pieno d'amore. Oggi, stamattina, mi veniva nella mia mente com'è che Dio ama tutto il mondo così tanto. Come noi non possiamo fare anche una parte di ciò che fa lui, perché lui arriva a tutto. Noi siamo parziali. Arriveremo, chissà, forse a una millesima di quella parzialità che arriva a Dio. Ma stamattina pregavo al Signore: Signore, allarga la mia visualizzazione, allarga il mio pensiero, allarga il mio amore per tutta l'umanità. Sì, mio Signore, questo ti chiedevo. Stamattina, mentre pensavo come potrei fare anche una parte di quello che Dio fa per noi. Mentre pensavo mi veniva così difficile, mentre pensavo mi vedevo così minimo, così piccolo, come una piccola pietra, fragile. E questo mio pensiero si prolungava sempre di più perché mi sentivo così fragile, quasi che chiunque potrebbe schiacciarmi, chiunque potrebbe farmi del male, ma mentre mi sentivo così, una mano potente mi ha rafforzato. Un'ombra
E mi sono sentito così, in benessere, che non posso neanche dimostrarlo o dirlo, ma quella pace è tornata immensa dentro di me. Non so cos'è stato. Non so, non lo so. So soltanto che qualcosa è successo. So solo che qualcosa è successo. Ora, miei cari, vogliamo ringraziare il Signore per quello che Lui potrebbe fare a ognuno di noi. Certo, oggi è successo a me. Oggi stesso potrà succedere anche a te. Mettiti nella stessa situazione che Dio vuole, non come la mia, non perché ognuno siamo particolari agli occhi di Dio. Ognuno abbiamo il nostro involucro, la nostra anima, e nessuno è uguale all'altro. Dio ci identifica uno per uno, per nome. È vero, miei cari, è la grazia. Ora, con questo voglio pregare. Padre Santo, Dio d'amore, lasciami pregare. Voglio lodarti, papà, e benedirti. Lo so che tu già hai accettato come profumo soave ciò che ho detto, ma io voglio lodarti e benedirti. Lascia che lo faccia. Grazie. Padre Celeste, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella mia vita e nella vita della mia famiglia e tutti quanti che stanno vicino a me e lontano, chi è a occidente, chi è a oriente, chi è a ponente, chi è a sud, chi è a ovest, tutte le parti del mondo, Signore, che possa raggiungere questa mia voce. Padre, benedici tutta l'umanità. Grazie, Padre, per come tu mi hai elargito in questi giorni benedizione eterna, Signore. Benedici ancora tutta l'umanità come tu desideri il tuo cuore, la tua anima, la tua potenza. Elargisci a tutti quanti ogni benedizione. Grazie Padre per ogni cosa, Signore, come tu veramente stai modificando il nostro essere. Grazie Padre, ti lodo e ti benedico perché come te non esiste altro Dio come te, Signore. Grazie, lode, alleluia, Signore, per la tua potenza, per la tua grandezza, per la tua gloria immensa. Elargisci benedizione alla tua chiesa, alla tua sposa, ai tuoi diaconi, ai tuoi ministri, ai tuoi evangelisti. Signore, ancora chiunque si mette a disposizione per
Ciò che tu vuoi elargire a tutto l'universo. Elargisci benedizione a tutto il mondo. Grazie, Padre. Ancora, Padre, ti voglio chiedere una cosa, Signore. Metti pace in tutti i popoli, Signore, che in questo momento sono alla guerriglia. Metti pace, Signore. In tutto l'universo, Signore, estende la tua mano potente, Signore, e fai tacere tutti i popoli alla pace eterna. Questo mio grande e piccolo pensiero lo desidero con tutto il cuore, Padre, elargisci pace a tutto l'universo. Sì, Padre, grazie. Sono sicuro, Padre, che tu hai accettato questo mio piccolo e grande pensiero di elargire pace a tutto l'universo. Grazie, Padre. Te lo chiedo con tutto il cuore, con tutta la mia anima, con tutto me stesso. Grazie, Padre. Grazie, Papà. Alleluia. Ancora Padre, ti metto davanti la mia famiglia, benedici mia moglie, Signore, nella sua vita, benedici i miei figli, Signore, benedici mia nuora, benedici mio genero, benedici mia nipote, benedici tutti i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, benedici ancora i miei consuocere, sia quelli che sono qui in Germania che quelli che sono in Italia, benedici tutti, Signore. Fino alla millesima generazione della mia stirpe. Nel nome del tuo prezioso figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Miei cari nella grazia, vi saluto nella pace del Signore. A Dio volendo, ci sentiremo presto. Vi abbraccio come se fossimo qui di presenza, con un grande bacio a tutti quanti. Amen.